La fine venne placidamente. Venne nella piccola stanza dove le voci avevano mormorato e si erano mescolate per tanto tempo. La voce di un uomo e quella di una donna. La fine venne placidamente. Venne nella piccola stanza dove una voce sola aveva mormorato. Cosa? Taci. Importanza? Taci. No, non è questa, non ti sei sentito importante con lei. Ah, neanche questa è la giusta espressione. Non riesco a ricordare la parola. L'avrei letta centinaia di volte sui tuoi libri. Avrei potuto fare tutto con una ragazza come quella. Giovane, graziosa e intelligente anche. Finora hai fatto soltanto la figura dello sciocco. Le hai parlato tutto il tempo di me. Domani non la rivedrò mai più. Se ne sarà andata per sempre. È una puttana! Hai ragione, è una puttana! Ma io non so resistere quando vedo una puttana tanto graziosa. Quando so che se ne andrà per sempre, devo rivederla. Un uomo come gli altri glielo avrebbe detto. Bastava portare la bottiglia, offrirle da bere, ubriacarsi insieme e poi trascinarla sul letto. Se lui si era indebitato fino al collo, come poteva permettersi il lusso di innamorarsi? Lui sospirava, lei sorrideva. Non immaginava certo di averla tutta per lui. La sua unica preoccupazione era stata quella di vendere. Per pagare i creditori. Ma perché non poteva essere tutta per lui? Ma lui sospirava ancora più forte. Dovevano aspettare. Forse ci sarebbero voluti 2 o 3 anni. Ma lei non voleva aspettare. A che serviva stare insieme da lontani? 2 o 3 anni aveva detto. Impotente! Tu non potresti farlo perché sei impotente, ecco la parola che non ricordavo, impotente, la parola che dici da sempre, impotente, la parola che tutte le puttane conoscono, devono conoscere, ecco perché ridono sempre, impotente. Voglio rivederle subito. Figliuolo, sono qui. Voleva aprire gli occhi, ma lei gli disse: non preoccuparti, figliuolo, continua a dormire semplicemente. Ma devo dirti... Lo so, ti stavo guardando. Te la sei cavata benissimo con quella ragazza. Adesso è tutto a posto. L'auto della ragazza è in fondo alla palude. Il cadavere è nel portabagagli e la mamma è qui con te. E io non penserò più a mandarti via. Il tuo posto è qui con me. Tutto ciò che desidero, tutto ciò di cui ho bisogno. Mi basta di saperti qui accanto a me, mamma, mentre mi addormento. Eravamo molto legati con l'altro. Avresti potuto insistere, avresti potuto esporre qui il cartello in vendita. Non la guardo mai, quando mi dice cose di questo genere non posso. E invece niente, ti sei limitato a piagnucolare. Non so cos'altro guardare. Io so perché. La lampada per lui, i mobili massicci e vecchi, tutti gli oggetti familiari di questa stanza diventano improvvisamente odiosi proprio perché familiari. Non sei mai riuscito ad ingannarmi nemmeno per un istante. Adesso mi fisso oltre la finestra. La verità è che non volevi allontanarmi. Non c'è evasione per me qui, non c'è evasione da quella voce che vibra male, che urla nelle orecchie. Non sai andartene da qui, non puoi andartene da qui, così come ormai non crescerai mai. Fai finta di essere calmo, fai finta di essere calmo. L'altra parte. Mi stai addosso? Hai ascoltato la ragazza? Mi stai addosso? Ci sono persone che vogliono farti del male. Sono io il nemico, non loro. Liberati di loro per sempre. Siamo noi contro di loro, non possiamo farcela. Io dico e tu fai. Devi stare nascosta, stanno venendo a prenderti. Sei debole. Vuoi liberarti di me? Vuoi liberarti di me? Vuoi liberarti di me? Vuoi liberarti di me? È stato allora, solo allora che ti ho detto che mi sarei risposata. Fai male, mamma. A quanto ricordo, la notizia è stata data in un'occasione alquanto imbarazzante. Eri entrato di nascosto in camera mia e mi avevi sorpresa a letto con lui. Mi fai male. E per questo ti faccio bere il veleno per i topi. E
per questo mi hai avvelenata con la stricnina. Hai mescolato caffè e cognac per nascondere l'amaro. Si muore per asfissia. Convulsioni, perdita di coscienza. E quando i muscoli respiratori si irrigidiscono si muore per asfissia. E tu da bravo hai assistito a tutto questo continuando a fare colazione.